Preveniamo è ancora meglio del tutto. Ieri sono stato all'università a una conferenza e c'è una teleconferenza con un scienziato degli Stati Uniti e si chiamava Millionaire, un milione di cuori, cioè con la prevenzione cardiovascolare negli Stati Uniti sono riusciti a prevenire un milione di infarti. Considerata la popolazione italiana con gli Stati Uniti, qui si potrebbe prevenire un milione, cioè 100.000 infarti all'anno se si facesse un po' di più di prevenzione cardiovascolare. Vi dico come è strutturata la questione. Noi faremo un intervento abbastanza breve, tutto sommato, su alcune malattie e fattori di rischio. Alcuni fattori di rischio, come vedete, sono pure delle malattie come la pressione alta. La pressione alta è un fattore di rischio, una malattia. Ci sono altri come il colesterolo, che non è una malattia, però è un fattore di rischio per lo sviluppo di alcune malattie, soprattutto l'aterosclerosi, che colpisce molte zone, anche il cuore, ma anche il cervello, il rene, le gambe. E quindi la prevenzione di questi fattori di rischio, poi vediamo quali sono in particolare. Per lasciare, dicevo, un intervento abbastanza breve, spazio a tutto l'auditorio per le domande che volete fare e noi cercheremo di rispondere nei limiti del possibile. Qualsiasi domanda vi viene a mente potete pure farcela. Volevo ringraziare anche il sindaco della città per l'ospitalità e i due amici Rizzuto e Pelpiglia. Lui è un po', dice che è noia, ma non sarà vero, lo dice apposta. Noi siamo stati compagni dell'università con lui, quindi lo conosco abbastanza bene. Quindi questo è il nostro ospedale. Noi lavoriamo da tanti anni con i nostri malati. Io ai miei tempi potevo pure rimanermi all'università, non l'ho fatto, sono andato a lavorare a casa mia per la mia gente. Spero di aver lavorato bene, perché sono tanti anni che lavoro all'ospedale di Crotone, esattamente dal 1976, quindi ne ho visti di malati, qua ce n'è qualcuno che conosco anche in prima fila, e quindi spero di averli trattati bene e così si ricordano bene di noi e di averli curati bene. Quindi io vi dico per sommi capi come funziona, che cos'è il cuore, come funziona. Quindi perché il cuore è un organo straordinario, come vedete, perché fa delle prestazioni assolutamente improponibili se uno ci pensa. Voi pensate che in una vita di una persona di 70-80 anni il cuore batte incessantemente per quasi 2 miliardi di volte. Quindi immaginate il cuore che batte 2 miliardi di volte, con un organo che si contrae e si rilascia. Nel momento che si rilascia, in pochi, in meno, tutto in un secondo, si recupera le energie per fare il successivo battito. Quindi possiamo andare avanti. Naturalmente il cuore è circondato da una simbologia molto potente, quindi è sempre stato un organo privilegiato anche dai tempi dell'antichità. Come vedete, il cuore è l'organo della vita, comincia a pulsare a 6 mesi, qui sono tante mamme, quindi dopo a sei mesi già si sente il pulsare del cuore del bambino nella pancia della mamma. Questa che vedete è un'incisione che è stata trovata in una grotta circa 20.000 anni. Vedete che il cuore è messo in evidenza perché era il cuore della vita, che è come circolava il sangue, e si erano concentrati molto sull'utilizzo, sullo studio del polso. Andiamo avanti ancora. Vedete, gli egiziani, voi sapete che gli egiziani facevano le mummie, quindi imbalsamavano i cuori. L'unico organo che veniva riposto ancora dentro la salma era solo il cuore, perché veniva pesato, eccetera. E quindi il cuore era anche in quell'occasione simbolo dell'anima del soggetto. Andiamo avanti. Anche altri popoli antichi, vedete, gli indiani dei Caraibi, ancora oggi la vita, l'anima e il cuore usano, significa la stessa parola. Poi il cuore è la sede dell'amore, del coraggio, quindi ha un simbolismo molto potente, oltre che un organo vitale.
Quindi una persona cattiva, come si dice, che è senza cuore, no? E donare il cuore è l'espressione più alta dell'amore santo e dell'amore profano. A questo punto volevo introdurre per dire che chi fa il volontariato è uno che dà sicuramente il cuore, perché lo fa gratuitamente, senza interessi, quindi è una situazione sicuramente da elogiare molto. Andiamo avanti. Questo è Leonardo da Vinci, che vedete nei suoi disegni, ha disegnato benissimo anche il cuore, perché lui aveva capito come funzionava. Andiamo avanti. E l'ha definito strumento mirabile, invenzionato dal sommo maestro. Quindi significa che è un organo assolutamente straordinario, vediamo perché. Andiamo avanti. Ecco. Questo è schematicamente, vedete, che un cuore che ha quattro camere. Il cuore è formato da quattro cavità, due piccole e due grandi. Poi i due cuori, ce n'è uno solo, ma sono due in effetti, perché il cuore destro e il cuore sinistro non comunicano. Nel momento in cui dovessero comunicare tra i due cuori, si chiamano già nella patologia, perché il cuore destro c'è sangue venoso che raccoglie il sangue dalla periferia e lo manda nel polmone a ossigenarsi. Il cuore sinistro, vedete, è l'osso, e il sangue ossigenato che viene mandato a tutti i tessuti, perché i tessuti hanno bisogno assolutamente di ossigeno che viene trasportato dal sangue e altre sostanze nutritive, senza le quali, specialmente l'ossigeno, e specialmente in primis anche il cuore e il cervello, non potrebbero vivere. Per cui, vedete come, le cavità destre quindi contengono sangue venoso e vanno nel polmone, le cavità sinistre vanno nella circolazione generica. Allora, le due cavità grandi sono ventricoli, le due cavità piccole atri, destro e sinistro. Le valvole, tra i due cuori sono le valvole, la famosa valvola mitrale che è tra l'atrio sinistro e il ventricolo sinistro, e la tricuspide che si trova nel cuore destro. Andiamo avanti. La circolazione cardiaca è unidirezionale. Le valvole fanno passare il sangue verso avanti e non lo fanno intorno all'indietro. Perché quando si chiudono le valvole sono ermetiche e quindi non fanno passare. Nel momento in cui la valvola si apre, è malata, oppure il cuore si dilata, c'è il rigurgito del sangue verso dietro e siamo nella patologia valvolare. Quindi l'apparato circolatorio è una grande circolazione, che è quella generale ad alta pressione, e la bassa circolazione, che è quella polmonare, che serve solo ad ossigenare il sangue. E continuamente c'è un circolo verso la periferia e verso il ritorno, e il cuore è al centro del circolo e fa in modo con le sue contrazioni di riempirsi di sangue, e ad ogni contrazione espelle il sangue che serve per circolare. Naturalmente il polso periferico non è altro dell'onda che passa del sangue, che passa, diciamo, dovuta all'espulsione, cioè alla sistole cardiaca. Andiamo avanti. Impatto miocardico ed ictus cerebrale. Esistono altre possibilità che le arterie si ammalino e che colpiscano altri organi, ma indubbiamente queste due sono le malattie principali che sono cause di mortalità. Avanti. Se noi vediamo infatti il 40% della mortalità per quanto riguarda l'Italia è dovuta a queste malattie cardiovascolari, quindi infarto ed ictus, mentre le altre coprono una percentuale nettamente inferiore. Vado pure avanti. Ecco, se guardiamo un po' la storia delle malattie cardiovascolari negli ultimi 100 anni, dal 1900 fino al 2000, noi vediamo che c'è stato un andamento progressiva salita, cioè una maggiore incidenza di queste malattie sia nel sesso maschile che nel femminile. Si è arrivato però a un certo punto, fino agli anni 60, in cui si è avuto un decremento progressivo. Quindi c'è stato, cosa significa? Un miglioramento nella cura, ma probabilmente un miglioramento anche nella prevenzione. Cioè si è cercato di ridurre quei fattori di rischio di cui stiamo appunto parlando. Ma se si fa un'analisi un po' più accurata, con l'ultima, negli ultimi 10 anni, ecco, si vede per esempio dagli anni 90-92 al 99 che questa tendenza alla riduzione si è un po' fermata. Voi vedete che le due curve sono rimaste orizzontali, non scendono più. Che cosa è successo? Avanti.
è successo che per alcuni dei fattori di rischio di cui stiamo parlando stasera si è avuto certamente un miglioramento in termini di riduzione. Ad esempio, il fumo di sigaretta, ipertensione, colesterolemia, stile di vita sedentario sono migliorati. Le percentuali, vedete, sono cambiate in maniera sostanziale. Ma per alcuni altri invece, diabete mellito e obesità, si è avuto addirittura un incremento. Come si diceva prima, la malattia del benessere, il diabete, l'obesità, la cattiva alimentazione, porta ad un aumento delle malattie. Questo fa sì che si è fermato quella tendenza alla riduzione della loro incidenza. Avanti. Noi non facciamo eccezioni qui in Calabria, questo è un lavoro che è venuto pubblicato su riviste internazionali ovviamente, ma poi è stato riportato anche dal quotidiano della Calabria. Vediamo che la statistica è piuttosto preoccupante, perché abbiamo 21 morti al giorno per malattia cardiovascolare, una mortalità del 27% per queste malattie, e poi un altro dato allarmante è l'ultimo, cioè il 23% delle persone oltre 18 anni non si è mai controllato. Questo sta ad indicare che se non c'è il controllo, se non c'è l'evidenza che qualcosa non va, non si può curare e quindi non si può prevenire.